Allora, faccio una domanda intanto. Sì. Come stai a livello di condizione dopo che sei stato un paio di mesi per infortunio e sei entrato sì, da qualche giornata ormai? No, a livello di condizione sto bene, guardo... Allora. Sì, sì. Sto bene perché comunque sono rientrato e il mister mi ha fatto giocare subito contro la Reggiana. Sono rientrato a gennaio, ho iniziato a giocare praticamente da quando sono stato disponibile, ho giocato sempre, quindi a livello di condizione adesso mi sento bene. Cosa ti sembra ancora che ti manchi, scusa? Com'è? Cosa ti sembra che ti manchi ancora un po' dopo l'infortunio? Devi in particolare qualcosa che ti sembra che sei un po' più indietro o ti senti a posto su? No, beh, sicuramente all'inizio mi sentivo un po' più pesante, un po' dovevo prendere un attimo le misure, però adesso mi sento bene. Torniamo un attimo indietro a quel 7 novembre, l'infortunio con la Cremonese che sembrava grave e qualche giorno dopo la positività al Covid. Cosa hai pensato in quei momenti e cosa ti ha aiutato a superare quel momento? Sicuramente mi ha aiutato la mia ragazza che mi è stata molto vicino perché dalla prima risonanza avevo rotto il crociato, ero positivo al Covid, quindi sembrava fosse tutta la sfiga si fosse rivolta contro di me, quindi la mia ragazza mi è stata davvero molto vicino, mi ha confortato, mi ha aiutato, così come la mia famiglia che mi chiamava ogni giorno per sapere come stavo, se sarà tutto ok. Ma comunque mi ero già rimboccato le maniche perché pensavo solamente nel recuperare più in fretta possibile e nel rientrare. Poi fortunatamente il crociato non era rotto, era solamente uno stiramento del crociato, quindi da passare da 6 mesi, 7 mesi, quello che è il recupero da una rottura, passare a 2 mesi, 2 mesi e mezzo, sicuramente mi ha dato... Sì, è stata una botta di vita incredibile perché comunque non saltavo tutta la stagione, ma rientravo a gennaio, quindi è stata una grande notizia. Simone, la tua giovane carriera finora non è particolarmente fortunata in questo senso, perché hai avuto diversi stop per infortunio, non so se sempre allo stesso ginocchio, tra l'altro. Sì, sì. Quanto pesa questo continuo soffermarsi, poi dover ripartire per un giocatore come te, che abbiamo visto tutti, insomma, hai dei grossi mezzi tecnici? No, beh, sicuramente... dà fastidio perché stai giocando, le cose vanno bene e ti fai male. Ti ricapita che ti fai male allo stesso ginocchio, però sono cose che possono capitare, fanno parte del lavoro, quindi non è un problema, basta rimboccarsi le maniche e allenarsi, continuare ad allenarsi forte per recuperare dall'infortunio e poi essere pronti per giocare, ecco. Venendo al campionato di Vicenza invece, sembra che ci siano un po' troppi pareggi ultimamente. Cosa serve per invertire la tendenza e dare una svoltata netta? Ma secondo me la squadra entra sempre in campo con la cattiveria giusta, con la determinazione giusta, con voglia di vincere. E quindi se continuiamo ad entrare in campo con questa mentalità, con questa voglia di vincere, di compattezza di squadra, secondo me la vittoria arriva molto presto. Sabato incontrate il Pisa, tu eri in campo in quella partita di andata pirotecnica con 4 pari. Ti immaginavi che a questo punto del campionato il Pisa potesse avere 5 punti più del Vicenza vedendoli in quell'occasione? Vedendoli in quell'occasione non mi hanno fatto una grossa impressione, però se vai a vedere i giocatori e la squadra che si è formata adesso sono un'ottima squadra, però noi sicuramente non siamo da meno, anzi noi andiamo a Pisa per fare la nostra partita con la cattiveria giusta per provare a vincere. Senti Simone, ultimamente ti abbiamo visto comunque in gran spolvero perché quasi gol a Salerno con quella botta, no, da fuori. Poi anche ha un assist molto prezioso per il gol del tuo compagno. E insomma,
sei sempre lì vicino alla porta, a questo punto ti manca solo centrarla. Sì, è da un po' di sabati che ci vado vicino. E, vabbè, sono convinto che il gol arriverà, però cosa più importante è la vittoria della squadra che la metto sempre al primo posto, ecco. Senti, tu tra l'altro sabato eri un ex, magari non è stato detto, che un po' al veleno, sì. Visto che hai fatto l'assist per il gol di Pontisso. Pasini. Hai giocato in per gol con la squadra. Per il gol di Pasini. Sì, scusa, il gol di Pasini, scusa. Hai giocato in B con la squadra nel 2016, rispetto al giocatore che eri all'epoca, in cosa ti trovi maturato adesso? Beh, nel 2016 era la mia prima esperienza tra i professionisti, quindi dovevo ancora capire molte cose come funzionava il calcio dei grandi, stare in uno spogliatoio con gente grande, con gente di tutte le età, quindi sicuramente adesso mi sento più maturo sotto tutti gli aspetti che ci sono, sia in campo, sia nel modo di giocare, sia nel stare in uno spogliatoio, quindi mi è servito, insomma, partire così da Ferrara, ecco. Attualmente Vicenza ha solamente un punto in più rispetto ai play-out. La classifica come la vedete? Preoccupa? Ma no, non stiamo tanto a guardare la classifica, pensiamo noi stessi, mancano un sacco di partite. Noi siamo convinti che se continuiamo a giocare così i risultati arrivano. Ti volevo chiedere, sì. Campanelli in settimana ha detto che il Chievo, non so se l'ha già preparato o se l'ha già consegnato un dossier riguardante i presunti errori arbitrali ai suoi danni. Detto che potrebbe prepararne uno anche il Vicenza, probabilmente. E secondo te questo tipo di iniziative poi hanno qualche riscontro in campo sugli arbitri oppure alla fine portano a poco? Ah, non so, io penso che un arbitro vada in campo e prenda le sue decisioni senza aver bisogno di dossier o dei richiami. Io penso che l'arbitro sa quando sbaglia, sa quando fa, arbitra bene, quindi non penso sia quello il problema. Poi l'errore ci sta, per l'amor di Dio, però